Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui nuovamente con Rerante d'Italia per andare ad aprire il secondo set di Yu-Gi-Oh! Predoni metallici. Ovviamente per andare a scoprire tutti gli artwork incredibili di questo prodotto. Ovviamente ragazzi, però, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Juxtore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, facciamo entrare Rerante e andiamo a spacchettare. Bene Giovanni, allora parlami di questo set. Quando è uscito? Predoni metallici esce nell'ottobre del 2003, praticamente attaccato a la leggenda del drago bianco occhi blu. È il set forse più importante dei primi 5, perché a parte introdurre tantissimi mostri con effetto, quindi troviamo più di 50, è addirittura il set che contiene più carte in assoluto di oggi, con circa 144 se non sbaglio. Quindi veramente un'espansione che implementa notevolmente il gioco, le strategie, poi abbiamo anche introduzioni di nuove tipologie di carte, le andiamo a vedere dopo, e quindi tanta roba. Una cosa in più ovviamente che non abbiamo detto prima è che da oggi non ci sono variazioni con degli americani, quindi le carte nostre sono esattamente le stesse loro, e dobbiamo capire che queste carte, così tante, 144, servono anche a coprire il divario con le originali giapponesi che da noi escono nel 2003, mentre da loro sono già 3 anni che macinano espansioni. Quindi Konami cerca di inseguire anche in questo modo il mercato orientale da noi, attraverso questa folta introduzione di carte. Le novità più importanti che adesso andiamo ad aprire sono sicuramente il mostro leggendario Guardiano del Cancello, oltre poi alla nuova tipologia di carte contro trappola e tantissimi mostri con effetto, e anche tanti mostri fusione, ben 15. Quindi andiamo a rinforzare ulteriormente questa nuova tipologia di mostro, insomma. Bene, ci sono short print anche qua dentro? Ce ne sono tante, ce ne sono circa 15 short print e se non sbaglio 4 super short print, poi magari a fine video le citiamo. E le super short print si differenziano dalle short print perché sono ancora più rare. Ovviamente non riguarda questa espansione specifica, essendo una reprint non ne ospita, però per l'epoca, ecco, è giusto dare il giusto valore anche alle comuni, essendo così rare. Andiamo con il primo pack e vediamo. Abbiamo Fiore dell'Arcobaleno, che comunque a me sembra che short print. Oh, ma che culo. Sì, hanno sì. I layout molto più chiari rispetto all'epoca, anche rispetto alle carte normali con effetto sembrano più chiari, non capisco perché. Cambiata la qualità di stampa, cambiano sì. I colori, cambia la texture, cambia cose. Poi sì, abbiamo Lucertola Corazzata, Mago del Disco, anche qui mostri normali come se piovesse, Lupo Tecnologico, Lampada Mistica, che questa era la lampada del genio della lampada che era giocava lampada. Kaiba. Poi abbiamo Giocoliere Devastante, Cerbero Infuocato, molto bellino, anche qua poi stock presi da Canva probabilmente, Trappola Finta, la prima trappola. E poi abbiamo Kijiko, sì, un cacciatore di uomini le cui potenti braccia possono stritolare i macini. Noterà in questa espansione tantissimi mostri con effetto da 1 a 2 a 3 stelle, appunto perché Konami dà tanto valore all'effetto della carta, penalizza gli attacchi e difesa di conseguenza del livello. Più che altro perché tanto, dovendo sviluppare un gioco, non potevano solamente basarsi su attacco e difesa, dovevano fare in modo che ci fosse anche sinergia tra le carte, quindi... E anche soprattutto tante variabili che non dipendessero dal valore difesa sì. Del livello. Comunque anche qua ragazzi il set è in inglese, MRD, che doveva essere invece in italiano PMT. Esatto. Abbiamo Rilascio delle Anime, carta carina. Potentissima. Soprattutto con Ritorno dall'Alta Dimensione, che ti rievoca XYZ, poi fa fusione. Per i più studiati hanno capito di cosa sto parlando. Allora... Poi abbiamo Arancia Missili, Saggezza Infetta, Corona dalle Ali Blu, Pifferaio di Draghi, che questo aveva sinergia con la trappola cattura draghi del set prima, almeno così esatto. La giocava Kaiba. Poi esatto. Okubim, questa è molto bella. 5 stelle. Aspetta, vorrei mettere a fuoco. No, qua c'è uno studio dello sfondo, non è il solito stoccone. E poi si vede la creatura in velocità che sta correndo. Sono artwork più elaborati, sicuramente, in evoluzione anche dietro. Poi ricordiamoci che queste sono tutte carte già prese dagli anni. No, ma nel pratico, perché fondamentalmente si erano resi conto che il gioco stava andando
A parte l'hob, che era un po' sperimentale, perché non sapevi effettivamente quanta gente avrebbe apprezzato questa tipologia di carte, perché ok, c'era stata richiesta, ma non sapevi quanti ne avresti venduti. E poi già dal secondo ti rendi conto che qua possiamo fare dei soldi, e quindi ovviamente penso ci sia stato un investimento maggiore. Guarda, sicuramente mentre scorri le carte, probabilmente PMT era già pronta insieme all'LD, poi è stata solo una questione di gestione, perché è impensabile comunque fare un lavoro del genere in un mese soltanto dall'uscita di... Ah, solo un mese? Quindi, beh, sì, parliamo di settembre, qui parliamo di ottobre, anche perché faccio presente che PMT va avanti man mano con l'anime, quindi il Regno dei Duellanti, a differenza del manga, esce praticamente subito con la seconda puntata, la terza, e quindi era necessario far uscire immediatamente anche l'espansione per allineare le carte che si vedevano in TV alle carte che si giocavano, insomma. Ah, ok, non sapevo. Poi abbiamo Dragolato 1. Troppo bella. Questa stava anche nello structure di Yugi. Vabbè. Questa è la prima carta giocata da Yugi all'interno, se non sbaglio. Comunque, un drago che di solito si trova a guardia delle fortezze di montagna. Il suo attacco preferito è un'improvvisa picchiata. Ovviamente, noi diciamo che è bella perché siamo dei normi del cazzo, perché abbiamo iniziato 20 anni fa con lo structure, quindi questa roba ci sembra bella. Esatto. Per alcuni può essere un abominio. Sì, assolutamente. Oh, guarda, anche questa dovrebbe essere short print, se non sbaglio. Potrebbe essere, sì, essendo 15 non vado un po' aria così, Sì. però tanti mostri con attacco e diminuzione di valore che magari gli permettono, o per esempio di attaccare i life points direttamente, erano 1% short print. No, ma è perché c'è uno in fumetteria da noi che tipo li colleziona. Quindi lui ha un album di Oogie, tutto pieno, in tutte le salse, falsi, veri. Quindi ormai è diventata una carta iconica. Iconica come questa, Mago senza voto illusionista. Sì, poi Bellissimo. abbiamo Anello Bellissimo. del Magnetismo, altro equipaggiamento. Poi Sagi il Clown Oscuro, ovviamente questa giocata da Kaiba. Poi Ouki, Trasforma Acque. No, aspetta. Infatti lo volevo dire perché se non sbaglio dovrebbe avere la scollatura. E poi. No, proprio completamente nuda. Ah, ok, forse adesso ricordo. Comunque, ragazzi, considerate qualsiasi carta di Yugi femminile vestita. In realtà, nella sua versione originale, non era vestita o aveva una scollatura enorme o il seno più grosso. Questa è un po' la regola Sì, principale. no. Peccato che non c'è MFC, se no avremmo fatto vedere una maga nera che nel pratico ha il seno più grosso. Esatto. Allora, abbiamo Immortale del Tuono, Stellone, gli hanno fatto anche alla versione Link. E per concludere, Pungiglione Assassino, anche questa molto bellina. Andiamo col prossimo. Allora, Tricca 3. Oh, un'altra fusione abbiamo, quello degli abissi. Sono 15, quindi qualcuno ne troveremo. Ah, sì, credo. Re Ami Makai, Quindi Abitatore degli Makai. Abissi, per la fusione. Protettrice del Trono, molto bellina anche questa. Un'altra per la fusione. Zombie corazzato, attacco Kaminari, Ogguki, Oshininjan e come ultima Kazejin. Legend, Spero sia bella. un buon segno per trovare poi il guardiano del cancello, anche se comunque Anche non sta tantissimo, dovrebbe stare sui 6 a me. euro. Sono ristampe delle ristampe, è un buon prezzo. No, ma. Anche se si gioca, perché hanno fatto il mazzo adesso, se non Sì, sbaglio, sì. con le ultime espansioni. Guarda, c'è stato un tipo, l'ha portato a un evento, mi sembra un ICS, era andato in feature match, ha battuto il mazzo più forte del formato, a caso, totalmente a caso. Macellaio Bistro, il Toro, la piccola falena. Queste in prima non si trovano, tutta la linea evolutiva. No, la linea evolutiva. Porca Short print o super short print, non mi ricordo. troia. La faccio. Sì, la fanciulla infelice. Serpente oceanico. Goblin Porca di... ladro. E poi. Bogut di terra. Vabbè. Andiamo, vedrai. Almeno speriamo nelle ultra, speriamo in drago teschio nero. Poi. E poi sicuramente troveremo una controtrappola perché ce ne sono quattro. Tutte ultra. Nuova carta introdotta. Sicuramente ne troviamo una. Ma guarda, non sarebbe male neanche trovare. Come si chiama? La fusione Una tra. forza riflesso. Vabbè. Quella io già l'ho skippata. Non ne uscirà da qua. Però la secret. Come si chiama? Che strego di strego nel tempo e di cucciolo di drago non sarebbe male. Secondo nel tempo ultra, l'altra sì che è Drago Millenario, Comunque, un bel che è Sangan. molto bella. Tanga, una staple leggendaria, dannata, poi... Eccolo qua, abbiamo detto, è trovato, molto bello. E vabbè, penso carta più iconica del set attualmente. Bene, due box, due secret, direi Ass ottimo, direi. assolutamente niente male. Comunque, nel pratico, le secret più importanti sono questa. E poi qual è la fusione di cui parlavamo prima? Drago Millenario, Sì, esatto. fondamentalmente sono queste due. Almeno queste abbiamo portato a casa. Anche se comunque l'avevano ristampata poco tempo fa sui box di Speed Duel, sempre in versione Sì. secret. Sì,
Forse probabilmente quella ha fatto crollare il prezzo di quest'altra, che tanto fondamentalmente è la stessa cosa. Insomma, ce ne sono anche tante, ce ne sono tante sia in prima che Unlimited, proprio uno dei box più stampati in assoluto per l'uomo di metallici, quindi ne troviamo tanti di guardiani del cancello. Ah, ok. No, pensavo, visto che mi avevi detto che comunque erano usciti uno dietro l'altro, avessero una tiratura minore le carte, perché effettivamente... Ma no, è proprio il boom, sai, quindi essendo stato il boom di Yugi degli inizi, ne hanno vendute in HT. Erba proprio di PMT sicuramente più di LDD, e quindi ecco che ne abbiamo ancora tante. Poi guardano il cancello, era una carta bella, quindi sì, tanti l'hanno tenuta benino tra virgolette, non l'hanno sfasciata, non si giocava tanto perché giustamente era inevocabile fare tre mostri da cui due tributi ciascuno. No, ma poi nel pratico quando ci sono carte legate all'anime è difficile che vengano danneggiate, perché le prendi per collezione fondamentalmente. Poi eravamo tutti ragazzini, abbiamo provato tutti a giocarla in qualche modo. Allora, saggezza infetta, Milus, che questa si gioca in GOT, e tributo al dannato. Dannato, molto forte, una super, guarda caso le carte forti erano foil, perché appunto veramente bisognava spostarne più di una per trovarla. Adesso... Comunque dai, se abbiamo trovato la secret, allora troviamo anche Ultra, se è questo il pool del box. Adesso l'obiettivo sarebbe la Reflex, quella sarebbe un gran... Anche Drago Teschio Nero secondo me non è male, la carta di copertina. O anche un Teschio Evocato. Che è vero, Diciamo che fondamentalmente le ultra qua sono quasi tutte buone. Poi adesso di controtrappole cosa c'è? I sette attrezzi del bandito. Abbiamo sette attrezzi del bandito. Cazzo. Abbiamo il corno del paradiso. Giudizio solenne, un'altra carta fortissima. Poi vabbè, disturbo magico contro le magie. Ecco qui Mago della Fede, un'altra carta state fortissima. Ti permette di recuperare una magia dal cimitero, una bomba. Diciamo che in GOT, in Chaos principalmente, se vai di lui e di Trinity e Tsukuyomi, non dico auguri. L'hai chiusa. Allora abbiamo il 7, prima ancora che uscisse Jinzo, vorrei ricordarlo. Prima ancora che uscissero tutti gli altri Jinzo fino ad arrivare al 7, e non sono mai usciti. Forse avevano... No, abbiamo Jinzo 7 e Jinzo, mi sembra. Poi altre magari hanno trovato casa nelle espansioni più recenti. Sì. Non rientra nel mio campo. No, c'è stato richiamo Jinzo, nel senso, tutte le robe che ci fai veramente poco. Demone Fantasma si scriverà poi a Muro Ombra in SDM. Carta bellissima che riguarda i fratelli Parado, poi nel regno di Duellanti. Diciamo sì, tante carte si assomigliano, o meglio, alcune si ispirano ad alcune già precedentemente uscite. Lì alcuni artwork. Vabbè, è come adesso che tentano di fare il mazzo per ogni singola carta di set vecchia. L'hanno fatto con Teschio Evocato, con il Guardiano del Cancello, Guardiano Celtico. Beh, bello, dai, alla fine. Sono mazzi che vengono incontro anche ai vecchi giocatori, così esclusivamente for fun, ovviamente. Questo si è giocato, per un periodo nel meta, perché non so se ci facevi una lock o era contro Castira, non me lo ricordo più. Però effettivamente ha avuto spazio per pochissimo. Curiosità che non sapevo minimamente. Poi, Bicuri Box, molto bello. Ok, abbiamo anche Caramaro Labirinto, molto bello. Diciamo, le fusioni qui sono fusioni pesanti, giocano bei valori di attacco peso, a differenza delle sono molto carucce. L'unica cosa è che ancora non abbiamo metamorfosi all'interno del gioco, perché altrimenti avrebbero avuto tutto un altro AP. Dragone mascherato e dai! Tempesta potente, dai. Altra bella staple. Questa molto bella. Bei box, devo dire, sta andando molto bene, sono molto contento per te. Assolutamente, qualcosa darò sicuramente via, ma la tempesta la tengo, troppo bella. Più che altro perché ho visto dal vero PMT, NM, sta una decina seconda. Questo valore a carte di 20 anni fa. Sembra anche giusto, cavolo, cioè, la gente non può pensare che tutto deve costare niente solo perché 20 anni fa le carte non stavano a niente. Bravo, allora, bozzo evoluzione. Abbiamo trovato quasi tutta la linea evolutiva. Manca solo la grande falena. Aspetta. La perfetta la trova viene videogioco, però purtroppo non qua. Qui troviamo grande falena, esatto, grande falena rara, 1006, carta molto interessante. Magari cacciamo anche un Kuribo da qua, se manca ancora una super. Abbiamo trovate due. Adesso dopo controllo se abbiamo trovato pure la terza, perché anche quella sarebbe molto carina. Vabbè, io ultimamente ho recuperato il Kuribo Secret, senza sé, troppo bello. La Legendary Collection, se non sbaglio. 17 colori, fortissima questa carta, un 1800, 4 stelle, una bomba, veramente forte. Guarda, poi insieme al Genio della Lampada, anche se non sbaglio, anche lui 1800, 4 stelle. Poi c'è scritto che è il rarissimo pesce. Era short print o descrizione a caso? No, non mi sembra nulla. Onestamente non era né short print né super, quindi no. Descrizioni a caso. Questa carta compariva nella serie GX, dove c'è
c'era uno dei giocatori, delle persone che combattono contro Jaden, che giocava al mazzo con i cioè con i giocatori di tennis. Era questo guerriero che scarta questa carta. Si inventavano tutti dei personaggi molto legati proprio al proprio mazzo in GX. Bello, perché poi è una serie che ogni puntata ti regalava un duello, no? A differenza dei Duel Monsters, che un duello durava anche 4-5 puntate. Quindi era molto dinamico. E è una serie che gli ha messo dentro un sacco di carte, anche magari delle Duel Monsters erano state operate. Quindi bello, molto bello anche per quello. La serie. No, ma più che altro hanno introdotto carte, soprattutto le fusioni, cioè tra le fusioni, che sono uno iconicissime, due molto costose e con degli artwork senza senso. Tipo Chaos Neos, penso sia la fusione più bella mai fatta in Yugi. Guarda caso, ero elementare, doveva per forza prendere quella. Ma anche Dragon Arcobaleno, ma sì, no, no, assolutamente. Diciamo che molti di quei box, molti di quei set costano anche tantissimo attualmente. Allora, ma vediamo. Questo non è male. È un livello 4 2000 che, ok, richiedeva 1000 life points per attaccare, ma effettivamente un mostro da 2000 che attaccava così penso sia uno dei più forti dei primi due set. Con 1000 life points magari ne toglievi 200 e un mostro dell'avversario, quindi niente male, assolutamente niente male. Poi 1000 life points, insomma, adesso non so se all'inizio si giocava con 4 o 8000. Se era 8000 è un costo irrisorio, se era 4 era abbastanza, però 2000 d'attacco nella seconda espansione, niente male, assolutamente. Ma penso che 4000 sia stato solo una Kazejin. Peccato. Quindi abbiamo due Kazejin, Tempesta Potente e Tributo al Dannato. Apposta. Provate, andiamo delle ultra che non abbiamo trovato nemmeno una. No, più che altro 4000 mi sa che non è mai stato presente, solo nell'anime. Solo nell'anime, ok. Non avendo mai giocato è una regola che questa mi sfugge. Anzi, addirittura nell'anime, anzi scusami, sì, sì, nel manga partiva da 2000, per dirti. Ah sì, all'inizio dell'anime anche era 2000. Poi sì, hanno... Vai a riprendere il castello, vai a riprendere il castello un attimo, vai. Per favore, guardati i valori. Ah, 920, 1830. 1930, sì. Questo è un'altra ripresa di quegli effetti che aumentavano in percentuale presi dal manga, particolarissimi e niente, bella, bellissima, perché è una carta veramente, a parte l'altro, vedo alcune comuni veramente non hanno nulla da invidiare a certe foil, però bellissima, carta bellissima. Poi non a caso trovi l'attributo oscurità anche nell'artwork, perché potenziamo notevolmente di tipo zombie, se non sbaglio. No, ma nel pratico io l'ho visto anche per carte di Magic, quando gli metti la foilatura rendono molto di più rispetto a comuni, perché certo. Cioè ci sono dei dettagli che si notano molto risaltano, di più. Risaltano attraverso il riflesso. Jiregumo, carta bomba, 2204 stelle, potentissima. L'unica cosa è che gioca con la moneta, quindi certo, nel caso perdi la metà dei tuoi life point, un attimo. Pesante. Poi maschera dell'oscurità, anche questa fortissima, risarcia una trappola come mago della fede, la sua controparte. E poi il macellaio bistro. Allora, insomma, le hanno messo in fondo queste ultra allora. Sì, sì, no, no, io confido che ci siano, più che altro perché abbiamo trovato 4 ultra, 4 super. Prima mi sembra siano state tre, quindi non so se una ultra te la fanno skippare. Può essere Grande Occhio, Giltia, Ruikishin, Tongio, Guardiano delle Paludi che lo giocava Joy, Cyber, esatto. Sauro, Giudice Imperatrice, Goblin Ladro e Ragno Lancia Missili. E poi nel pratico, nell'anime e nel manga, fino alla Città dei Duelli, effettivamente i tributi non c'erano. Cosa che ovviamente ha messo in difficoltà i ragazzini all'inizio quando giocavano, perché nel pratico buttavano giù le carte così. Sì, certo. Io ho sempre creduto all'inizio che effettivamente non servissero tributi. Poi quando uscì la Città dei Duelli, Drago del Tuono, anche buono. Questa ottima come carta. Super Short Print, questa o Short Print, non mi ricordo, perché effettivamente era buona, si è giocata con altre due se non sbaglio, sì. Era in combo con le altre, permetteva di macinare veramente bene. No, no, questo qui, vabbè, nel pratico si gioca in GOT perché ti permette di sfoltire molto più velocemente il mazzo, in caos ovviamente. Esatto. E parlando di regole assurde, mi ricordo questo sul lato di pietra che spacca la luna come carta con magia terreno, tipo, e ammazza i mostri che erano sotto. Sì, vabbè, quelle sono cose incredibili, tipo la scena che dicevi te, praticamente abbassava la marea, no? Esatto. Sì, esatto. Abbassava la marea? Abbassava la marea, i detriti cadevano sui mostri che rimanevano scoperti nel duello contro Maku, Tsunade, lì, quello sì, con i mostri tipo A. Cambiare idea, bellissima, una prima ultra, Depol al massimo, effetto devastante, sì, troppo forte, tant'è che poi l'hanno bandito. No, ma attualmente è giocabile, ed è stata reprintata ultra in Mama, e però effettivamente, cioè, è imparagonabile rispetto al set vecchio. L'unica cosa è che, diciamo, di molte carte hanno fatto le stesse rarità,
Quindi ogni tanto quando le vedi dici, cazzo, ce l'ho uguale che costa 1,50 euro. Vabbè, purtroppo queste sono le originali, le ristampe nel tempo ovviamente fanno a queste, è normale. No, fatto, penso di aver sbagliato il trick. 3, non importa, 6. Non importa, spogliamo. Allora, Ibikime, dividi la sofferenza. Questo penso è il secondo artwork censurato, perché in realtà c'era uno sghizzo di sangue rosso, che poi è diventato blu e qua non esiste proprio. Vado a vedere nelle originali, in prima edizione, no, neanche qui c'è nulla, non c'è nessuno okay, schizzo. Ok, forse, forse era per un'altra carta lo schizzo blu. Sì, ho capito a quale ti riferisci, era, ho capito, era una carta da tournament pack. Sì, può dare. Allora, ragno bello cacciatore. Anche, bello anche che gli effetti, tanto gli, cioè gli artwork hanno tanto gli effetti delle carte, nelle magie trappole. Molto, molto, molto bella questa come cosa, così in più. Tipo la barra, tipo, la barra ridente, c'è cioè lui che ovviamente... L'effetto qual è? La barra ridente? Puoi scartare fino a 3 mostri dalla tua mano al cimitero. Li butti, dalla mano al cimitero perché hai intenzione di fare qualche altra combo, no? Sì. Quindi... è bello che tu te la ridi e mostrano le cinte. Allora, andiamo avanti. Abbiamo Trent. Bellissimo artwork. Sì. Fantastico. 5 stelle anche lui. Sì, è 1500. Cioè, 1500. A volte l'hanno fatti proprio per non essere giocati. Piccolo spadaccino. Infezione. Corona delle ali blu. Mega sfera del tuono. Protettrice. Un altro mago della fede, ottimo. E clown stupido. Stupido. Bene, bene. Anche tra le rare non ci sta andando male. Comunque abbiamo trovato roba carina. Anzi, penso la rara migliore, il mago, abbiamo trovato anche in 2x. Sicuramente. Poi se le vuoi rivendertele, almeno hai qualche... così puoi ammortizzare un pochino la spesa del box. Ma guarda, c'è un amico, prima quando sei andato via, mi ha scritto, mi ha detto, ma hai sbustato l'ob? Hai sbustato PMT? Ho detto, un secondo. Arrivano... No. Sì, no, lui già è pronto con i soldi in mano. Allora... Ma è bello anche farsi le serie complete, le nuove, spogliarle, comunque fanno un salto... nel passato è bello. Sì, ma lo fai bello. Fondamentalmente per gli artwork, non per il valore. E chi mi dice no, ma sono un giusto investimento. Sì, nel no, senso un investimento indirizzerei più sui box sigillati. Sì, fra un paio d'anni sicuramente magari possono arrivare anche al doppio. Infatti stavo per dire, sui box ha senso, sulle singole no. Cioè, sono belle, no, da collezionare. Comunque Steam Pack aveva il liquido rosso, perché ovviamente era sangue. Rosso, potrebbe essere, sì. Poi Legul short print. Legul? Sì, mi sembra sì. Okay. Forse addirittura super short print, non mi ricordo. Ma le super short print compaiono qua o c'erano anche nell'EDD? Oh, terzo mago, anche in, aspetta, forse anche nell'EDD, sai, forse anche nell'EDD. Ti leggo queste di PMT mentre sì, apri. Comunque abbiamo trovato il terzo mago e elefante Garnecia. Quindi le ultra non ci saranno, impossibile. Difficile. Vorrei... un'altra ultra difficile. Vorrei dire una cosa, questa carta di merda, NM, è difficilissima da trovare. Ne ho comprate tipo 5 o 6, nessuna era perfetta. Perché la trattavano, buttavano in mezzo alle altre e non la tenevano, faceva pena e quindi è difficile. Sì. Un paradosso. Allora, andiamo col prossimo. Allora, le super short print in questa espansione sono Bozzo dell'Evoluzione e Gazelle, Re delle Bestie Mitiche. Super okay, short print. Mentre short print ne troviamo tra... tante, tra cui anche lei. Ok. Ovviamente io mi vado a rileggere la guida dove c'è tutte queste informazioni. Ovviamente, perché sennò non ragazzi, posso ricordare. Ovviamente ragazzi, trovate il link della guida qua sotto in descrizione se volete comprarla, così lo supportate, poverino. Se no come si finisce i prossimi set? Oh, c'è grazie, anche la ultra. Una merda. Super bo, super bo. Sì, sì. Te l'avevo detto, trovavamo una controtrappola. 4 ultra su 10 sono loro. La possibilità c'era. Sì. Più che altro penso la controtrappola più brutta del set. Beh, direi che no, il disturbo magico è più brutta. Questa la metterei come okay, terza. Sì, dopo sì, il giudizio solenne, i 7 a 3. Ah, è vero, perché la forza riflessa non è contro trappola. Però. Forza riflessa sì, è una trappola normale. 5 carte ultra sono trappole in PMT, è un dato molto è come rilevante. SDF sono tutte magie, quindi SDF sono tutte magie e le comuni sono tutte trappole. Ok, fuoco tremendo, drago strisciante, il giocoliere, il demone fantasma, dai, cucciolo di drago, che è il primo che troviamo. Drago. Short print anche lei nel box originale. No, ci sono carte che danno proprio soddisfazione, sono proprio belle. Adesso molto qua, bello, qua sarebbe incredibile, trego nel tempo ultra. Vabbè, direi che se trovi strumento del tempo chiudiamo tutto e così per oggi. Tanto è l'ultimo pacchetto, quindi a prescindere avremmo chiuso comunque. Allora, abbiamo soldati insetto, cucciolo di drago, fiore dell'arcobaleno, orco di pietra, judo kuru, elfo antico, lupo tecnologico, piccola chimera, che era la prima che trovavamo. Vabbè, ovviamente non c'è la seconda. Dove giusto così. No, va bene. Tanto abbiamo trovato anche la secret, quindi a prescindere è andato già bene di suo. Benissimo. Dai, anche Yok, anche PMT, dato le sue soddisfazioni nel corso
degli anni, perché effettivamente molta roba che sta qua dentro è rimasta iconica e giocata ancora. Cioè, effettivamente basta vedere Giudizio Solenne, che comunque lo giochi in GOT, lo giochi in Edison, nello standard lo giochi anche in playset, quindi diciamo che è un set che nel corso degli anni ha avuto il suo perché. Ovviamente ha dato tanto sicuramente, sì, al gioco, questo poco ma sicuro. Le foil prima di tutto, Giudizio Solenne, forza riflessa, cambiare idea, sì, attributo al dannato anche, fuori un mostro dell'avversario, scartando una carta o prendendo un, sì, mostro. No, scartando una carta. E adesso lascio delle anime anche, l'abbiamo trovato all'inizio. Poi anche Tesco Evocato, onestamente, faceva parte del mazzo meta, considerando le prime due espansioni, sì, che erano 2005 da un tributo, mentre Mago Nero ne chiedeva due. No, no, assolutamente, ma poi abbiamo trovato anche l'Elfo Oscuro, che è un 2000, che attacca così tranquillamente solo pagando 1000 life points. Adesso, settimana prossima, cosa andiamo ad aprire? La prossima... Corano della Magia. E quello, ragazzi, sarà un bel set, eh? Quello è sicuramente un bel set con nuovi mostri rituale e poi altre novità, ne parliamo la prossima volta. Vabbè. E va bene, ragazzi, il video finisce qua. Spero, come sempre, vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate di questa serie, perché abbiamo ancora altri 3 box da aprire, eh? E poi forse un episodio speciale di Dark Crisis, che ovviamente richiederà un'ingente spesa per i pacchetti singoli. Detto questo, ragazzi, ovviamente statemi easy e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!